Altri? Non so se ho capito bene, c'è un candidato alla beatificazione? Sì. Sì. E a proposito di questo, ho un'informazione a cui non può interessare. Tanti anni fa, camminando per Dublino, sono andato in una chiesa e ho visto che c'era la tomba con una lapide e di un famoso alcolista irlandese, un certo Matt Talbot. Se guardate su internet, interessante l'esperienza, era un lavoratore del porto di Dublino, eccetera, che a un certo punto decide di cambiare la sua vita e di camminare sulla via dell'astinenza, della sobrietà e di tutta un'altra serie di cose. È interessante come figura, è considerato proprio una persona, Matt Talbot. Se volete guardare su internet, trovate. Bene, allora, molto semplicemente, il mio compito è un po' quello di presentare qualcosa inerente al tema, ma senza approfondirlo, perché noi ci siamo sentiti e condivisi con Flaviana. Ecco, io vorrei fare un po' il punto, un po' della situazione, soprattutto perché qui per la prima volta noi dobbiamo essere grati, riconoscenti, giusti, eccetera, con chi arriva tra noi per la prima volta o per le prime volte e magari conosce poco di noi, dal punto di vista di Assisi ovviamente, non di tutto il resto. Per cui dire qualcosa così anche della nostra storia, però non annoiare nessuno. D'altra parte io vedo che ogni volta che si ritorna a parlare un po' di noi e in fondo non si fa altro che rivivere riconoscenza, resistenza, speranza e voglia di andare avanti, insomma, no? Sempre cercando di vedere quei passaggi che ci hanno aiutato. Allora, io comincio così, in maniera molto solida e naif, una cosa molto semplice, e poi possiamo commentarlo. Un fioretto francescano fa parte della letteratura sanfrancescana addirittura, non che si dice di San Francesco, di lui, ma proprio roba sua. Ed è il famoso fioretto che è chiamato della perfetta letizia, o meglio, si potrebbe chiamarlo della gioia vera. Ed è una cosa molto semplice, ma sembra quasi semplicistica, ma si presta a tante riflessioni anche per noi oggi. Dice il testo medievale: Lo stesso Fra Leonardo riferì che un giorno il Beato Francesco, presso Santa Maria degli Angeli, chiamò Frate Leone e gli disse: Frate Leone, scrivi. Era quello che sapeva scrivere. Questi rispose: ecco, mi sono pronto, scrivi. Disse: quale è la vera letizia? Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nel nostro ordine. Scrivi, non è vera letizia. Così pure che sono entrati nell'ordine tutti i prelati d'Oltralpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il re di Francia e d'Inghilterra. Scrivi, non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanare gli infermi e di fare altri miracoli, ebbene, io ti dico, in queste cose non è la vera letizia. Ma qual è la vera letizia? Dice l'altro. Ecco, ti spiego. Io torno da Perugia ed è notte profonda, giungo qui ed è un inverno fangoso e così rigido che all'estremità della tonaca si formano dei ghiaccioli d'acqua congelata che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire sangue da siffatte ferite. E io, tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e dopo aver picchiato e chiamato viene un frate e dice: chi è? Io rispondo: sono Frate Francesco. E quelli dice: vattene, non è ora decente questa di andare in giro, non entrerai. E poiché io insisto ancora, l'altro risponde: vattene, tu sei un semplice e un idiota, qui non ci puoi venire ormai, noi siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te. E io sempre resto davanti alla porta e dico: per amor di Dio, accoglietemi per questa notte. E quelli risponde: non lo farò, vattene al luogo dei crociferi e chiedi là. Conclusione. Ebbene, Frate Leone,
se io avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato. Io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima. Commenterò brevemente questo fioretto francescano e poi alla fine. Intanto pensateci anche voi magari, perché insomma, è abbastanza impegnativo. Se uno mi fa così, vorrei vedere, no? O no? Okay. Ecco, Assisi, brevemente. Possiamo dire, guardandoci anche così fra noi, fra vecchi, giovani, eccetera, no? Siamo una staffetta di umanità, in fondo qui, no? Come ogni anno è affidato, sento anche così, tornare un attimo a quegli inizi del 1993, quando iniziamo a venire ad Assisi, non fu una divagazione dai normali appuntamenti del club, questa inventata da Udolin con me, ma è stata l'inizio di una risposta collettiva, umile ma appassionata, di una ricerca di ulteriore senso veramente umano del nostro cammino comunitario, fatto di sobrietà personale, di interesse al bene comune, di amicizia fraterna. Cioè non fu la fuga per una tangente, no, strana, ma era un restare profondo, era per dire, una forma di resistenza anche all'interno, dentro a quello che eravamo. Così penso abbia pensato Udolin, altrimenti bisognerebbe accusarlo storicamente di disonestà, nel senso che ha portato i giochi fuori da dove dovevano stare, magari per andare su una deriva religiosa, visto che aveva agguantato anche un prete o più di uno, e da qualche parte qualcuno aveva travignato. Penso che fosse star dentro proprio invece quello che eravamo. Una risposta che in tanti anni si è dimostrata efficace e sta ancora crescendo in tutti noi senza esaurirsi, quindi senza che possiamo mai dire basta, sono arrivato, non si è mai arrivati a niente, lo sappiamo, in qualunque stagione di vita siamo, non siamo arrivati. In fondo, a chi ci chiede perché ogni anno torniamo ad Assisi, o anche, possiamo più in maniera più semplice, perché rimaniamo astinenti, cioè non usatori di alcol, in qualunque ambiente noi siamo, alla fine non sappiamo dire altro che partecipiamo ad una sorta di staffetta umana che percorre i decenni, che dà e riceve energia, come abbiamo sentito, e che essendo spontanea, libera e auto-organizzata, non trova ostacoli per realizzarsi puntualmente, e questo avviene ogni anno. Ecco, ricordare e raccontare senza troppa fretta chi entra nel club ora, e questo dovrebbe essere un dovere probabilmente di tutti noi, ci sarebbe bisogno di quella sorta magari di filò, come una volta, nei tempi andati, in cui si gustava la memoria di cose, situazioni e persone, e si trova il gusto di raccontare come si è anche cresciuti, evoluti. Ed è un dovere di giustizia rispetto anche proprio nei confronti, scorso di essere giusti anche per chi arriva nel club in questo momento qua. Quindi la nostra è una testimonianza, dobbiamo dare su questo. Come ad esempio, c'era in me questo esempio, quando nel 2011 abbiamo deciso e, se vogliamo, maturato il nome nuovo dei club, sapevamo che era una posizione audace, con qualche rischio non indifferente di saltare qualche passaggio mentale nel tempo, magari no. Eravamo così coscienti, giustamente, di diventare da alcolisti a competenti, sui problemi alcol correlati e complessi, e più e meglio che non la parola che ci definiva prima, ma che comunque avrebbe chiesto sempre in noi un atteggiamento che conservava la memoria di tutti i danni che abbiamo ricevuto e che tanti di noi hanno ricevuto proprio dall'uso dell'alcol e delle dipendenze. Per cui aver scelto a essere cresciuti in un nome che ci rappresentava molto meglio non escludeva e non esclude neanche ora una memoria che sa raccontare anche certi passaggi, certi momenti,
credo che sia importante. Come dire che un nome antico non era un nome sbagliato, era una radice che doveva portare ad una ulteriore crescita, e le tappe della crescita non vanno trascurate, e noi le rappresentiamo. Come dire, anche la spiritualità antropologica come crescita in mezzo a noi è avvenuta, secondo me, in questo modo. Dei primissimi anni 90, io ero nella comunità San Francesco e di Monselice, e prevedevamo nel programma residenziale dei giovani un momento formativo proprio qui ad Assisi, dove noi frati sentivamo le nostre radici, che erano quelle capaci di comunicare anche ai giovani uno stimolo ed un esempio di cambiamento, appunto sulle tracce di San Francesco, che ci sembrava il più laico degli esempi possibili, no? E credo che noi veniamo ad Assisi ancora, anche se ci imbattiamo in chiese, preti, fraterie, roba, ma comunque resta il luogo più laico che si possa immaginare. Ancora oggi i nostri ex giovani ospiti ricordano quelle trasferte come tanto importanti, a prescindere dalla loro fede religiosa. Parte da questo la mia intuizione, il mio desiderio di proporre a Udolin, che la comunità San Francesco incrociò provvidenzialmente nell'84, e quindi prendersi una visione ecologica proprio integrata rispetto all'uso dell'alcol, le droghe, il lavoro con le famiglie, eccetera. Ecco, il desiderio di portare proprio qui ad Assisi un tavolo di riflessione su un tema che il professore andava portando avanti anche nei suoi discorsi con me personali, cioè quello della cosiddetta, come la chiamava lui, spiritualità umana. Ora, forse anche una tautologia si direbbe, perché dire umano significa anche da dire spirituale, ma era forse per cercare di uscire da quelle ambivalenze o possibili ambivalenze che in un ambiente cattolicone e anche bigotto da un punto di vista anche laico come l'Italia, dove si confondeva spiritualità con religione cattolica. Io penso che il nostro lavoro è stato anche molto importante, il lavoro dei nostri incontri, delle nostre poi comunicazioni con l'ambiente, eccetera, per saper distinguere, senza mettere in nessuna opposizione, la spiritualità con la religiosità, che è di caso. La spiritualità è in ogni anima vivente, ogni essere umano è spirituale, e da parte Udo ci diceva sempre: è difficile trovare popoli e culture che non abbiano anche degli aspetti religiosi che seguono. Non sono cose in opposizione, vanno in opposizione solo se ci sono dei pregiudizi e se non si apre tutta la ragione a tutti i fattori che sono in campo. E allora si diventa, ecco, lui sentiva Udoli molto importante questo approccio spirituale, ma semplicemente partendo dal disagio stesso delle persone, non per portare dentro in maniera missionaria qualche altro messaggio astrale. Quindi l'approccio al disagio, le persone facevano emergere una domanda, una affermazione, no? Quasi un grido, no? Io non sono quello che è il mio sintomo, io non sono quello che dice la mia malattia, io sono molto di più, io sono altro, io sono, la chiamavamo multidimensionalità, eccetera, andiamo ancora così, è la multifattorialità di tutto, eccetera, no? Ecco, importante l'approccio al disagio delle persone, delle famiglie, delle comunità stesse, mentre per alcuni evidentemente, accennavo, è stata una deriva un po' mistica di Udolin, inopportuna e forse fuorviante, indotta da qualcuno di noi religioso che magari era vicino a Udolin. Evidentemente vicino a Udolin non andava nessuno che non fosse per chiamata di lui, per cui non è così, e non si poteva resistere. Un po' alla volta si chiarì, ma non per tutti noi, in questi contesti, che si trattava di un approccio molto molto laico, cioè nel senso proprio non assolutamente ideologico da nessun punto di vista. Ecco, la grammatica della spiritualità. Spiritualità è un termine che intuitivamente si percepisce come caratteristica umana generale, l'abbiamo accennato, oltre ogni ideologia o pensiero religioso, filosofico o scientista, anche di qualsiasi tipo.
spiritualità non come area nuova della persona finalmente scoperta, perché siamo dei geni, o della quale si poteva anche fare a meno, perché tanto non cambia niente, non quale sede neppure misteriosa di sentimenti, di emozioni, di viaggi astrali così per conto proprio, non sovrastruttura optional di buon temponi o di mistici, non il contrario della razionalità, spiritualità non è contrario di razionalità, ma appunto semplicemente come caratteristica originaria della persona, fino a chiederci e anche a rispondere con una certa ragione se la persona sia abbia una spiritualità o se invece sia semplicemente spirituale. Nella evoluzione della specie no, si assiste nelle epoche remote, lo sappiamo, ad un fatto rivoluzionario. Una di queste specie sembra l'unica in grado di riflettere su se stessa, si percepisce, si interroga, frutto dello sviluppo cerebrale ma anche della comparsa della coscienza, che non si identifica semplicemente con un cervello, no, ancorché sviluppato, eccetera, e che diventa però la cabina di regia di tutto l'essere umano, di ogni essere singolo, influenzabile da una cultura che condivide con gli altri, ma anche questa a sua volta è spirituale, ma pur sempre originario e irrepetibile nella sua singolarità, per cui ogni cervello pensante, ogni mente, no, che è cabina di regia della spiritualità, ecco, e come singolo è irrepetibile e pertanto chiede di esistere e di essere riconosciuto così, libero da condizionamenti per realizzare se stesso con una comunità di suoi simili. La domanda della singola persona, esistere, e qui c'è anche, se vogliamo aggiungere la parola a cosa pre, abbiamo lo scopo. Diteci. Abbiamo in linea una persona che ci ha ricevuto a Bologna molti mesi fa, è il cardinale Matteo Zuppi, e ci siamo diventati un po' amici, perché lui a distanza di molti mesi si ricorda ancora di noi, definendoci persone serie. E detto da primo dei vescovi italiani, non è male. Vediamo. Grazie. Lui è capace. Vediamo un attimo. Tutto nacque, lo sapete, perché a Roma una circoscrizione ecclesiastica, una parrocchia, un prete, hanno organizzato un corso di sommelier, roba del genere, e anche con molta allegria. Dico, non è l'unico posto dove si fa questa roba, che è il perfetto. Bisogna arrotondare i soldi dei patronati, siete già fatti il primo vivere. E allora parti del nostro sistema hanno reagito in maniera anche, beh, qui c'è Adelmo, altri eccetera, hanno veramente reagito, dico, con la parrocchia eccetera, si fa queste cose, e c'è stato molto movimento, hanno scritto delle cose un po' tutti, stavano mettendole insieme e abbiamo, io ho suggerito, guarda, il materiale che abbiamo raccolto, le considerazioni su questi problemi, come la comunità locale, che le chiese gestiscono queste problematiche, la prevenzione, la promozione della salute, eccetera, perché non parlarne con il principale uomo di chiesa d'Italia, a parte il Papa? Le siamo messi in contatto e ci ha ricevuti a Bologna col presidente italiano. E noi, poi ci ha accolto molto bene, poi e ha ragionato con noi sulla questione, che per lui è anche abbastanza nuova, bisogna dire, questioni nuove, uno ne affronta ogni giorno, anche no, delle comunità, eccetera, però ha preso molto sul serio, tant'è che quando Tonio ha preso contatto con noi un po' di tempo fa, da lui, per
detto, ah si dice, sono venuti a trovarli questi e li conosco, è gente per bene. Sono passati tanti mesi ormai, ho detto, questo deve avere un bel cervello, deve avere un bel cervello per ricordare tutto. E allora lui, siccome che sta facendo mille cose, come vedete, dai Andrea, non vuole che dovessimo accontentarci del suo grande affetto e stima che ha per noi. Comunque già ci siamo nutriti un po'. Poi Tonio è... Come va, Goisis? Ecco qua, sentito belle cose. Se non è Zuppi sarà pan bagnato. Eccola. Ecco, adesso i soccorsi arrivano. Perché è eccitante la cosa. Grazie. Adesso dovrebbe essere. Adesso dovrebbe andare. Eccolo. Stare con noi
stare vicino agli altri e pensarsi insieme. È una ricetta che credo Tonio, è una ricetta che serve tantissimo a questo mondo in cui invece al contrario ci si imprigiona oppure si pensa di poter stare bene chiudendosi dentro se stessi o lasciando gli altri, abbandonando gli altri a quello che sono. L'ultima cosa, nelle parole che ti hanno accompagnato, mi ha colpito che voi avete scelto quella parola di essere giusti, della giustizia, mi ha molto colpito, perché è molto vero. E la giustizia non è mai soltanto, come dire, non rubare, diciamo, in negativo, no? Non frodare, la giustizia, come dire, di rispettare delle regole. A mio parere è sempre anche qualcosa di più, perché quello che voi fate, in cui voi cercate di aiutarvi, è un altro tipo di giustizia, o meglio, la pienezza della giustizia. E la giustizia non è mai fare soltanto lo stretto dovuto, ma la giustizia è non fare agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. La giustizia vuol dire che nella certa giustizia l'indifferenza non è un problema, no? Sarebbe in una certa giustizia, non ho fatto niente, sono a posto perché non ho fatto niente. Nella nostra giustizia questo non va bene. Per cui non posso dire non sono a posto perché non ho fatto niente. Nella nostra giustizia, anzi, io sarò a posto e sono giusto solo se faccio qualcosa per gli altri. E credo che questo vostro aiutarvi e aiutarci è davvero una ricetta che dovete vivere per voi, ma anche perché tanti possono trovare speranza, possono capire che si può fare, che ci si può liberare da tutte le dipendenze, che ci si può liberare da tutte le schiavitù e che la vera liberazione è legarsi gli uni agli altri. La vera liberazione è stringersi gli uni agli altri ed essere giusti con questa giustizia. Ecco, questo era quello che volevo dirvi. Sentito l'immensa mi prende in giro. E no, mica dire parolacce, che non va bene, che l'immensa dica parolacce. Quindi, Don Matteo, allora, questa sala ha 650 posti a sedere che sono tutti già occupati e altre persone sono fuori. Ed è una cosa di per sé interessante, molto bella, di una partecipazione corale e anche di un richiamo rispetto a questa urgenza. A compattare tutte queste persone, ad organizzarle, a accompagnarle c'è sicuramente Flaviana, hai detto bene? Ci sono i presidenti e fra Danilo Salezze. Sì, conosco. Conosci, ecco, che voleva dirti qualcosa. Salve Don Matteo, noi ci siamo visti a Bologna ed è stato un grande con Flaviana e con il presidente di questi gruppi, è stata una gran bella esperienza e ci siamo meravigliati molto, scusa, che tu dopo molti mesi ti ricordassi di averti incontrato. Vuol dire che hai tanto spazio dentro la tua anima, hai tanto spazio. Senti, allora, qui abbiamo appunto centinaia di persone che faranno ritorno alle loro parrocchie, alle loro realtà di convivenza anche ecclesiale. E qui il discorso si fa un po' serio. Come fare, secondo te, come vedi la possibilità di promuovere salute dentro le nostre comunità ecclesiali anche attraverso messaggi nuovi rispetto agli usi e ai consumi, e sappiamo quanto alcol gira, quanto... No, la promozione della salute piuttosto che poi rincorrere le malattie, no? Aggiunge Tonio, in uno stile sinodale, appunto. Guardate, io penso, veramente, certo che me lo ricordo, anche perché siete tra le pochissime esperienze dove è possibile trovare se stessi, trovare forza e trovarla in una maniera personale e comunitaria allo stesso tempo. E questo siete davvero, a mio parere, molto importanti. E dimostrate che si può fare, ecco, che quindi non è qualcosa di impossibile, ma che si può fare con tanta insistenza, con tanta tenacia, credo che sia anche l'altra parte della vostra riflessione,
voi lo sapete bene che non si cambia in un momento e che c'è tanto bisogno di, così, di qualcuno che mi incoraggia nelle inevitabili cadute e ricadute, no? E quindi è chiaro che c'è tanto bisogno di qualcuno che abbia più fiducia in me stesso quando io l'ho perduta, che sappia dire, che ci sappia far provare quando noi non ci troviamo più, perché pensiamo che ormai non possiamo fare più niente, e poi le ricadute purtroppo hanno sempre questa forza di umiliarci, di rimandarci indietro, di ricacciarci indietro, no? Per questo abbiamo tanto bisogno di questo sostegno. L'ultima considerazione è proprio sull'aumento di dipendenze, perché siamo più soli, perché la gente è più sola, perché c'è più paura, perché siamo in un momento anche in cui le tante pandemie rivelano le nostre fragilità, e in realtà la relazione, non c'è niente da fare, non vale quella digitale, non vale quella i like, perché poi se io non c'ho qualcuno che mi guarda negli occhi, che mi fa sentire tutti i sensi, diciamo così, che continua a guardarmi con comprensione, non per farmi sconti, no? Ma perché sa che posso essere diverso e crede che posso essere diverso, e questo non c'è nessun altro algoritmo che non sia l'amore, che non sia l'amicizia, no? E questo voi ne avete tanta. Per cui siete molto importanti, la Chiesa sta a vostro fianco, questo voglio dirvi, e io sono contento che siete lì, e sentite davvero l'affetto, la vicinanza di tutta quanta la Chiesa. E ultima cosa sul cammino sinodale, aiutate nella nostra riflessione a capire quello che serve, a capire anche tanta malattia che resta molte volte nascosta nelle pieghe del cuore e che ha bisogno di tempo, di ascolto, di speranza, di qualcuno che vi sa anche prendere se serve con vigore, c'ha bisogno insomma di amore. Ecco, questo credo che aiutate tutte le comunità a rendersi conto della forza delle dipendenze, ma anche della forza dell'amore che ci libera da queste. Bene, grazie. Allora, quando ho l'occasione di parlare con i nostri vescovi e i nostri preti, non perderai l'occasione quando puoi. Siete autorizzati. Almeno la vostra quale autorizzazione a parlare, a dire: oh, guardate, abbiamo tutti bisogno e noi vi aiutiamo, anche voi stateci vicino. Anche perché molte volte non ci si rende conto, molte volte non ci rendiamo conto della sofferenza, perché certe dipendenze sono poi visibili, sì. Attenzione, e sembra che non ci sia nulla. Sì. Qualche volta voi siete migliori per certi versi, perché voi sapete le insidie delle dipendenze, quindi ci aiutate ovviamente di più a combatterle. Anche perché siete autorizzati a bussare tutti, a suonare tutti i campanelli delle chiese. Grazie, buon lavoro. E San Francesco vi aiuta, e la lista di un luogo così bello, importante, di tanta speranza, di tanti sogni, di una chiesa che è vicina e che all'umanità, che fa sue le gioie e le sofferenze. In quel luogo, la cittadella è tanto questo luogo, e quindi anche questo ci aiuterà e vi aiuterà. Grazie, buon lavoro. Grazie. E contiamo su di voi. Grazie. Contestualmente alla spiritualità, sempre i comportamenti. Io vorrei passare subito invece al piccolo commento che ho preparato su quel fioretto degli inizi. L'avete presente, lo ricordate? Dopo queste invasioni belle. Allora, in cosa può consistere la gioia di San Francesco in una situazione tutt'altro che invidiabile? Bisognerebbe dire che ha approfittato di un difficile accadimento
per condividere un grande mistero. Dicesi mistero, non qualcosa che non si capisce, ma qualcosa dove bisogna entrarci dentro con qualche altro strumento, bisogna entrarci dentro col cuore, diciamolo chiaro. Francesco non nasconde il disagio e la sofferenza che si prospettano se una cosa si realizzasse, e successe sicuramente più volte ai frati sta roba qua, di restare fuori e di essere lasciati fuori. Lui, mentre gli altri si vedono molto arrabbiati, lui non cerca di individuare colpe e colpevoli, è lo stile suo. Rifonda, se vogliamo, un concetto di umiltà che non è abbassamento acritico o rinuncia a vedere con intelligenza le cose, ma è tensione a capire l'altro, senza scappare, ma anche senza aggredire. È il saper stare, il resistere in una situazione nell'attesa della giustizia. Ascolta, indugiando e ripetendo le sue richieste, fiducioso in una evoluzione ragionevole delle persone, disponibile anche lui a nuove ipotesi interpretative di ciò che sta succedendo. Si dà del tempo a sé e a quelli fuori e a quelli dentro, cioè, di ragionare. Preferisce nuove ipotesi. Anche San Francesco. Lui pensa, invece di fare l'umile bastonato, no? Forse possono anche non avermi riconosciuto. Potrei essere effettivamente irriconoscibile. Preferisce far così che perdonare in modo peloso, no? Oppure incassando con amarezza, ingoiando con voglia di ripicca, che è un classico anche questo, no? Le nuove ipotesi aprono il cambiamento, mentre spesso un certo perdono è una chiusura dichiarata, è lo stop alla relazione. Perdono, quindi chiudo. Quelli sono cattivi, io buono, eccetera. Io paradiso, loro inferno. E questo schema è meraviglioso, funziona, ma non è quello di San Francesco. È umile per Francesco chi si concede il tempo di maturare queste nuove ipotesi creative che prevedono l'epifania o la manifestazione della verità dell'altro. La verità dell'altro. Possono davvero non avermi riconosciuto. Francesco suggerisce, almeno per me, una nuova idea di pazienza, che non è sopportazione semplice, quanto una sorta di profezia silente, profezia silenziosa, vigile attiva. Certezza, cioè, che il rapporto che lui ha con le profondità di se stesso, con i suoi fratelli e con Gesù Cristo, perché Francesco non lo possiamo isolare dalla presenza di Cristo che gli illumina tutta la realtà, se lo facessimo sarebbe una stroncatura di cui di Francesco poi non capiremo più niente, se non la poesia degli uccellini e dei rametti di fiori, no? Ecco, lui riesce a vedere tutto questo, no, in una maniera nuova e a cambiarne il segno e la portata, cioè tutte le situazioni possibili. Lui vede tutto possibile, comprese situazioni tragicomiche che potrebbero finire a pugni, ma se viste dentro una contestualizzazione nuova, vedere in nuovo modo il mio legame con gli altri, il mio legame con la mia fede profonda e il mio legame anche con l'insieme, no? Con l'insieme, questa visione, potremmo dire qui sì, sanamente, umanamente, ecologica di San Francesco. Questa idea di pazienza contiene appunto il darsi tempo, la capacità appunto di sostare nel conflitto e di anticipare col cuore una soluzione che faccia il bene di tutti. Bene o male, è quello che facciamo sempre nel nostro club. Francesco allora ci suggerisce una visione ecologica della gioia, nel senso che non si può essere gioiosi per il dolore che un altro simile a te ti infligge o crediamo ci infliga.
godere, acquistare meriti sull'errore o sulla svista dell'altro è una delle cose che sicuramente non appartiene a Francesco e non appartiene a un'etica. Qui la novità è questa, no? Non si può essere contenti sul dolore altrui, sulla incapacità altrui di essere presente alla realtà. Attendendo fuori della casa, Francesco in fondo non sta facendo altro che dire: tutti i fratelli coinvolti, anche i più sbadati, devono uscirne vincenti, cioè non colpevolizzati, e che la tenerezza materna deve comunque restare la qualità del rapporto tra dentro, fuori, prima, ecco, e prima o dopo i fratelli capiranno, prima o poi i fratelli capiranno. È avvenuto questo, avviene, avverrà. Chi fa le guerre pensa che questo non possa avvenire se non buttando giù la casa, la porta, o distruggendo chi sta arrivando o quelli che sono dentro. Okay? La sfida è il fioretto francescano, è una bomba, tra virgolette, da questo punto di vista qua, no? È veramente. In più c'è, ecco, chiudo, il supplemento appunto del discorso della speranza che è stata accennata oggi. Io ho preparato una cosa, una poesia di Charles Péguy che mi piacerebbe far vedere con voi in questi giorni, quando sarà possibile, dove che appunto la necessità della speranza è più forte che mai oggi, perché è quella che può condurre verso mete di cui abbiamo parlato. Tenendo presente che il 2025, sapete, è l'anno per i cristiani, per i cattolici e per tanti turisti anche, è l'anno del Giubileo, che ha come titolo La speranza non delude. Tenete presente che qualunque cosa pensiamo noi di religione, Papa, eccetera, che cada un titolo del genere in un anno del genere come sarà il 25, sicuramente ci obbliga, ma con gioia direi, a metterci al lavoro subito su questa tematica qua, veramente della speranza. E anche come diceva stamattina Papa, cosa faremo poi quando i cocci sono per terra? Cosa? Sarà finito tutto o sarà? Ecco, dobbiamo aspettare allora, però anche allora sarà un tempo. Grazie ed è tutto. Ascolto.